Allora, salve a tutti, oggi siamo sulla parte 4 di Spider-Man Miles Morales ed eravamo rimasti che dopo l'incidente del ponte abbiamo scoperto che Finn è la nostra nemica, amica nemica, ed è il capo di tutte quelle guardie che nello scorso episodio abbiamo affrontato, ed ora andiamo avanti. Andiamo avanti. Ah, usiamo il nostro metro. È qui vicino, quindi usiamo la nostra metro. In questi giorni, in questi 2 giorni, sono andato un po' avanti con i collezionabili della storia. Però la durata della storia dura in tutto 8 ore, mi pare. Con le missioni secondarie, eccetera, dura 20 ore. Comunque, come vedete, ho preso un nuovo costume. Volevo anche uno fare, anche qui, come nel vecchio Spider-Man, usare un costume per ogni episodio, ossia quello nero che vediamo anche nelle copertine del gioco. Che però, vabbè. Laboratori Roxxon. Io voglio lasciare quello qui, lì. Che la ricerca sul I primi che mi vengono così li uso. Il telefono di Finn è lì dentro. E ora so anche come entrare. Scudo elettrificato nel condotto. Cosa lo alimenta? Ora devo disattivarlo. Forse fasce. Allora, prima. Vabbè. Non sapevo in che modo. Oddio. Vabbè. Non sapevo in che modo distrarli. Sistemati. Ok, ora non mi resta che entrare. Facciamo così. L'assorbimento ha fuso il generatore. Non pensavo avrebbe funzionato. E sono dentro. Premi le due per mirare, va bene. Allora, scusate un attimo, volevo vedere una cosa nei gadget. Volevo vedere che cos'era questo. Crea un centro di gravità. Boh, mi sembra utile. Scusate un attimo, li volevo solamente prendere. Irrompere in un laboratorio pieno zeppo di guardie armate. Precisamente non è il solito Natale. Dovrei essere a casa a dormire, a giocare a un sacco di videogiochi e rimpinzarmi di biscotti fino a scoppiare. Di qui o di qua? Dove si va? Siamo qua. E ho scelto, mi sa, quella giusta. La direzione giusta. Mi sa che ho fatto bene. Aspettate. Oddio, andare così mi dà strano. Oddio mio. Puzzo già di muffa. Ole. Madonna però. Vabbè, vero, dare così. Andare così, madonna, da noia. Olè. Forse era meglio se sceglievo un'altra telefono in profondità. Via. Oh Gesù. Il
chiuso nel sistema di scarico. Se sono underground, uccideteli. Spider-Man e Tinker ci servono vivi. Ricevuto. Beh, io passo. Nel frattempo... Oddio, questo chi è? Prowler! Cosa ridi? Caspita, Miles, per essere così smizzo, picchi forte. Zio Aaron. Anche lo zio Aaron ci ha traditi. Papà aveva un intero file su di te. Lo so, e immagino che avrai molte domande. Anche lo zio Prowler ci ha traditi. Hai nostro scelto il posto sbagliato. Cioè, lo zio Aaron è Prowler. Quello lì che avevamo visto nei fascicoli, la scena di Natale. Io ho lavorato per quelli della Roxxon. Ed è gente poco raccomandabile. Se ci trovassero qui... Allora aiutami. Ah, testardo come tuo padre. E va bene, ma faremo a modo mio. So come accedere ai terminali di sicurezza. Ti guiderò da lì. Mine a distanza. Usale quando sei nei guai. Non farti scoprire. Olè, allora... Vedi il condotto con il laser? Sì. Come hai fatto? Ho già lavorato con circuiti simili. Concentrati. È l'occasione per provare le mine a distanza. Questi qui? Che succede alle telecamere? Un altro blackout? No, quello era Dan. Cosa cerchi di preciso? Un telefono. A giudicare dal segnale... Allora qua, L3, olè. Il punto più basso dell'edificio è la base del reattore. Ora so dove andare. Oh. Non se n'è accorta ancora di me. Olè. E niente, ora vediamo un dovrebbe po' cosa devo fare per Prowler. Porta al laboratorio e al reattore. Laboratorio e reattore. Stando ai progetti, sì. Ehi, dov'è il nuform che ho chiesto? Cerchiamo di produrlo, ma Mason non ha lasciato appunti. E? Beh, ho saputo che una capsula di nuform è sopravvissuta al disguido del ponte. Ecco, se avessimo quella... Se l'avessi, te l'avrei data. Non credo. Certo, signor Krieger. Dico solamente che senza quella capsula non potremmo rispettare le scadenze. Io... Tutte le mie non poche risorse sono impegnate nella ricerca della capsula. Tuttavia, adesso apprezzerei che tu tornassi in laboratorio per fare il tuo lavoro. Krieger ha poco tempo. Di chi è il telefono che stai cercando? Gli uomini di Tinker. Posso sapere perché mi stai pedinando? Per proteggerti. Dovresti essere lusingato. Sono tornato in attività solo per te. Non riesco a credere che mio zio sia Prowler. E io non riesco a credere che mio nipote rischi il collo per un telefono. Andiamo avanti. Allora. Sei vicino al prototipo del reattore. Togli di mezzo i soldati. Non assicurati. Va, avvicinati. Olè. Uomo a terra! Allerta! Allora, farei anche per questo. Se mi viene sotto... Allora, aspetta. Allora. Ho fatto una grande cavolata. Allora. Fermi, ho sentito... Fermi! Allerta, uomo a terra! Eliminiamo il bersaglio. Ok, ti guardo le spalle. Cercatelo! È qui da qualche parte! Io rischierei senza troppi e tanti pericoli. Allora... Facciamolo! Senza tanti problemi ho fatto in fretta. E ora? Ottimo lavoro. Grazie. Il silo si trova oltre quella barriera. Usa il terminale per aprire. Aspetta. Ci
sono altri laboratori in città. E un reattore Nuform in ciascuno. Quella schifezza ha intossicato Rick. Vanno fermati. Vabbè, questi qui sono... Prendi il telefono e vai. Missioni secondarie della mappa. Il reattore è giù. Alimenta l'intera base. Oddio, quanta gente. Il telefono è lì sotto. Devo trovare un modo per superare quella ventola. E anche quei tipi. Te l'ho già detto. Allora. Non farti scoprire. Che penso che se mi faccio scoprire... La missione riparti da capo. Se fosse sempre così facile. Chissà se qualcuno di quei mercenari si farà vedere. Allora. C'è quello lì, ecco, aspetta, questo qui lo posso. Vai. Sogni d'oro. Poi c'è questo. Ce ne sono altri in zona? Facciamo così. Oddio. Ecco. Accettate i resi. Ciao Genki. Volevo solo sapere se stai bene, se sei ancora vivo. Grazie. Mi sta dando una mano anche mio zio. Chi? Vabbè, non sanno ancora dove sì, sono. Ho scoperto che è anche Prowler. È una lunga storia. Aspetta. Ah no, lo sanno dove sono. Guardate che questo qua era un po' ricitrullito. Allora. Non siamo alleati, è solo per questa volta. Tuo zio è Brown. Che notizia. Era... bomba. Lo so. Devo andare, Genki. Ci sentiamo più tardi. Finn è, è il cattivo. Prowler era un cattivo. Poveraccio. C'ha nemmeno uno buono in famiglia. Allora. Facciamo fuori l'ultimo. Allora. Ole. Vai in fretta. Sto disattivando allarmi e telecamere per impedire che ne arrivino altri. La ventola come faccio a fermarla? Grazie. Ah, ecco. Ok. L'amero tanti della morte. Fantastico. Controlli della ventola. E vai. E ora i cavi. Ecco. Bene. Fermate la ventola. Ora andiamo a prendere il telefono. La batteria è scarica. Non esplodere. Bene. Ok. Camera, video... Ecco qui! Ok, il nucleo va svuotato in due. Tu azioni il comando qui, io confermo da là. È il primo passo per liberarci del Nuform. Non ti dispiace distruggere la tua scoperta? Vedi come sono messo. Devo proteggere il mondo. Pronto? Pronto. Modalità manuale tra 3, 2... Finn! Io non c'entro! Sabotaggio industriale? Davvero? Nessuno piangerà qualche malato nei quartieri poveri o un ingegnere morto. È un sacrificio in nome degli animali. No! Posso fermarlo! Posso fermarlo! Cioè, Simon ha manomesso il Nuform. No! Finn! Non guardare! Ah, il telefono è finito lì. Voleva salvare delle vite.
e Krieger l'ha ucciso. Finirò ciò che hanno iniziato. Zio Aaron, puoi sbloccare lo scudo del reattore da dove sei? Quindi il vero cattivo cattivo scappa. Ora è passato a Simon. Ho ucciso un mio amico. Allora. Deve essere spento. Per sempre. Mi devi aiutare, zio. Per favore. Come faccio? Zio Aaron? Ok. Indietro. Grazie. Wow. Come inceneratore all'esterno! Allora. Quindi facciamo la stessa cosa che ha voluto fare Rick. Miles, fermo! Miles, stai bene? Devi andartene da lì, puoi muoverti. Sì. Scappa lungo il corridoio. Ma sto perdendo anche vita. Oddio. Mi sento veramente a pezzi. Anche tutto il resto sta riducendo a pezzi. Sta riducendo tutto a pezzi, altro che. Non riesco a contenerlo. Rispondi ragazzo, stai bene? A quanto pare, oddio, però sono caduto da un aereo. Almeno il reattore è sistemato. Sei quasi fuori. Andiamo via da questo posto. Il telefono. E ora come faccio? Sveglia ragazzo, la Roxxon sarà lì a momento. È già arrivata. Arrenditi, la tua corsa finisce qui. Allora sì, hanno l'ordine di catturarti. Perché? Cosa voglio? Studiarti, interrogarti. Non lo so e non importa, devi solo scappare. Non hai È tuo questo? L'ordine di... Dai giù! Allora... Miles, sono stato espulso dal sistema. Dammi un attimo e tiro fuori di lì. Fatto. I soldati di Roxxon usano tecnologie anti-venom con proprietà inibitorie che privano Miles delle tecniche venom. Sicuramente non posso usare il suo potere. Oh no. Allora. Ehi, prendi! Oh, vai. Quindi dove dovrei andare ora? Prima che ne arrivino altri. Oh! Che sistema di occultamento! Ma come cazzo? Vai! Sa che siamo circondati! Vabbè, io vado a destra. Ti mette male, vai! Molto male! Non c'è nessuno, fantastico! Possiamo farcela! Allora. Boia, oddio. Devo cercare un modo per levargli quello scudo. Olè. Non ci vuole molto. E anche questo è sistemato. Poi. Allora, si sistema questo. Comunque sono curioso di sapere se ora Miles si allerà
con Finn? Penso, boh. Oppure no. Siamo noi l'autorità. Comunque Rick era un suo amico. Dov'è che devo andare? Ah, ecco da qua giù. Olè. Devi restare nascosto. Non fidarti di nessuno e non toglierti la maschera. Aspetta che la Roxxon cambi obiettivo. Non posso stare te. Devo ancora trovare Finn. La tua amica è Tinkerer. Ecco perché sei tanto coinvolto. Non è solo questo. Ora, io devo proteggere New York. Usa Finn. Dille che vuoi unirti all'Underground. Hai detto di tenere la maschera. Non devi dirle che sei Spider-Man. Avvicinala come ami. Già, è vero, lei non sa che Miles è Spider-Man. Ah, oh, non credere. Siamo più stupidi quando teniamo a qualcosa. Come lo sei tu proprio ora. E se le dicessi chi sono? Io l'ho detto a tuo padre. Credevo mi appoggiasse. Lo speravo. Era mio fratello. Invece mi ha tagliato fuori. Se me ne fossi stato zitto, forse avrei ancora una famiglia. Sai che cosa devi fare? Fare un giro in città. Sì. Allora, con l'app amichevole Spider-Man di quartiere. Hai guadagnato da quando l'app è online. Roba da non credere. Ho fatto qualche calcolo e forse dovremmo riconsiderare. Questi qui erano i cantieri di Flisk, mi ricordo, nel primo Spider-Man. Dicevo per dire. Hai trovato il telefono di Finn? Sì. Ma si è sciolto quando ho prosciugato un reattore Nuform. Ma cosa? E non sei morto? Ci sono andato vicino tanto così. Ho liberato tutta l'energia con una specie di esplosione. È una fortuna che non sia crollato tutto. Devo iniziare a prendere appunti per stare dietro ai tuoi poteri. Ora, qual è il piano? Zio Aaron mi ha consigliato di parlare con Finn per entrare nell'underground e rubare il Nuform. Così non potrà usarlo per chissà cosa. Cioè, dovresti mentire a Finn. Già, ma non ho altre piste. Sai cosa ci serve? Niente liste dei pro e dei contro. Una lista dei pro e dei contro. Senti, ora devo andare. Certo. Beh, buona fortuna. Chiama se hai bisogno. Cos'è che dovevo fare? Anzi, le missioni secondarie. Crew bloccata dal ghiaccio, autoscomparsa. Vabbè, farò questo qua. Ci sono costumi e modifiche nel menu. Vediamo un po' che cosa abbiamo sbloccato di costumi. Abbiamo sbloccato questo. Bellino, dai. Non è male. Abbiamo sbloccato questo. Vabbè, sai che sei un po' buggato. E allora, un attimino. Voglio sbloccare questa. Olè. E niente, allora. Cos'è che devo fare? Devo girare nella mappa? Fare qualcosa nella mappa? Vabbè, niente. Faccio TV bonus, eseguo una combo. Eseguo 5 eliminazioni al muro. Faccio questo. Visto che devo aspettare. Quindi ora
dovrei trovare Finn e unirmi a lei. Però lei non sa che siamo Spider-Man. Ecco qua. Lo so, comunque non è il momento. Andiamo di ronda. Ciao amici. Pare che il signor Jameson abbia saputo che sono, e cito il suo produttore, un'ammiratrice di Spider-Man. E quindi adesso... Un laboratorio segreto della Roxxon. Scrivo a Genki. Allora... Sì, questa. Ehi, ho letto il messaggio. Buone notizie. Posso accedere ai sistemi Roxxon con i segnali del costume. Vabbè, lo so che non c'entra molto con la storia, però visto che secondo me il video dura poco, durerà 20 minuti, lo voglio un pochino far durare un altro po' di minuti e poi alla fine di questa missione finisco il video. E domani nuovo video. Ok, sto aprendo la porta. Poi dove devo andare? Ci ha aperto la porta e poi... Ah, ecco. Ehi, ho trovato dei file mentre studiavo la sorveglianza. È qui che hanno notato i primi effetti collaterali del Nuform. E nessuno ha detto... Ehi, sicuri che il Nuform sia una buona idea? Sì. Rick Mason. Oh. Allora sbrighiamoci a chiudere questo posto. Non sarà mai troppo presto. Non c'è nessun nascondiglio in giro. Ma io l'occultamento. Una sparatoria. Questi qui sarebbe i sostituti dei covi, dei demoni. E delle guardie di Flisk, dei cantieri di Flisk. Vabbè. Minaccia attiva ingaggiata. Se no, visto che voglio fare anche la missione. Voglio fare delle missioni bonus dei covi. Ah, ho finito le ragnatele. Vabbè, faccio prima a fare così. Olè. Dovete mettervi in salvo! Il reattore è a rischio! Arriva! Devo fermare la produzione. Il resto non conta. Fermati! Olè. Bersaglio colpito. Allora, finiamo questi qua. Olè. Va bene, ora voglio andare al punto, quindi devo fermare il reattore. E dov'è questo reattore? No. Cioè, prima devo uccidere tutte le guardie. Oddio, allora. Quanta gente però che c'è. Ah, li posso equipaggiare anche a loro. Ah, buona questa cosa. Piantala subito! Aquí tienes!
fuori, Spider-Man! Hai voluto tu! Allora, andiamo su. Finiamo questa cavolata. Ho una sorpresa per te. Poi dove sono? Allora, spero che questi siano gli ultimi due, perché non ce la faccio più. Oh. Finiti? No, non sono ancora finiti. Sono finiti. Oh, è ora di prosciugare il reattore. Prosciughiamo il reattore. Andiamo qua. Olè. Finito. Ce n'è più di gente? Sensazione da schifo. Ok, hai lasciato a secco il laboratorio. Ora ti conviene uscire. Passa dall'ufficio. Dov'è? L'uscita? Dov'è l'uscita? Niente. Comunque, per questo video è tutto. Io direi... basta, finisci qua. E nel mentre io trovo l'uscita, vi invito a iscrivervi, lasciare like e commentare. Ciao!